funziona? Proprio come un braccio vero. Pensa a un'azione da eseguire e... Sì! Ehi! Ehi! Ma che state facendo? Questo posto è a rischio. Fermatevi subito! Sono strumenti molto delicati! Basta, chiamo immediatamente l'ufficio del sindaco. Peter Parker, come stai, accidenti? Parli del diavolo. Signor Osborne! Oh, ti prego, da quanto ci conosciamo? Sindaco Osborne. Chiamami Norman, solo Norman. Che cosa credi di fare? La sovvenzione che hai firmato prevede diverse norme di sicurezza. Non è la tua prima infrazione. Eravamo esentati. Da me? Avrei dovuto confiscarvi il materiale da tempo. Ma ho fatto passi da gigante. Grazie per il tuo grande contributo alla nostra nazione. Questi signori ti accompagneranno alla Oscorp Robotics, dove riceverai una protesi all'avanguardia. È gratuita. Le norme di sicurezza non c'entrano niente, vero? Cerco solo di aiutarti, Otto. Puoi proseguire le tue ricerche in un ambiente più sicuro. Alla Oscorp. Sei sempre stato il più intelligente. E tu non sei cambiato per niente. Neanche tu. Ehi, Peter. Harry rientrerà dall'Europa all'inizio del prossimo anno. Magari potreste avviare quell'attività di cui avevate discusso. Sai, le opportunità vanno colte. Piano, stia attento. Piano. Beh, non hanno preso tutto. Potremmo ripartire insieme. Peter... è finita. Senza i fondi comunali non sarò più in grado di pagarti. Ho bisogno di riflettere. Fossi te, mi cercherei un lavoro. Un bel problema. E mo? Siamo fregati. Vorrei poter aiutare Doc. E se chiamassi Harry? Potrebbe parlare con il padre. No, Norman non ascolta mai Harry. Ha persino tentato di revocare i fondi alle sue stazioni di ricerca. Ehi, una di quelle stazioni è vicina. Potrei controllare come va mentre Harry è in Europa. Ci sarà un modo per aiutare Doc. Deve esserci. Salve a tutti ragazzi, siamo con un'altra puntata di Spider-Man. E oggi abbiamo incominciato con questa brutta notizia, cioè che... proprio con questo brutto avvenimento, dove praticamente ci hanno fregato tutto, cioè ci hanno preso tutto, non abbiamo più fondi comunali e di conseguenza non ci può pagare. Prima di partire per l'Europa. Ah, Pete, mi serve un favore. Uno dei progetti di mia madre riguardava delle stazioni di ricerca di pubblica utilità. Avevo avviato tutto, ma ora che sono lontano, c'è il rischio che la Oscorp decida di chiuderle. Potresti controllarle per me? Ho lasciato istruzioni su ciascuna. Grazie, amico. Una parte di mia madre vive ancora in quel progetto. Beh, non mi renderà ricco, ma... lui sembrava tenerci molto. Vedrò di fare il possibile. Ah. Quindi queste... ci danno... dei gettoni ricerca. Un paio di stazioni misurano l'inquinamento nell'aria. L'obiettivo è rilevare le sostanze contaminanti prima che raggiungano livelli tossici. Penso che la Oscorp speri nel fallimento del progetto, perché potrebbe inchiodarli alle loro colpe. La quantità di idrocarburi policiclici nell'aria è oltre i limiti. È in aumento. Di questo passo rischia di essere letale. Le particelle formano degli agglomerati, piccole nubi di smog. Posso attraversarle per prelevare dei campioni che mi aiutino a capire da dove arrivano. Aspetta, quindi dovrei andare da quella parte.
Per quanto nocive, dovrò passare in mezzo a quelle nubi. Anche questi fatti che sono nocive anche per noi. Perché queste nubi siano visibili a occhio nudo, il livello di tossine deve essere alle stelle. No, pensavo di averla presa. Scusa. E presa! Adesso. Ah, prima no. Ottimi dati. O meglio, dati utili su sostanze pessime. Appunto. Ce l'ho! Sembra di respirare da un tubo di scappamento. Ok. La tossina proviene da due modelli di auto. E da una ciminiera difettosa. Servono foto. Oh, mannaggia. Scusami. No. Ottimo uso della luce. Pensavo fosse un criminale che stava fuggendo, invece. Aiuto! No! Perfetto. Ok. Ok, prendo questo zaino e poi... Ah, sta qua giù. Madonna, mi sono cagato addosso! Che brutta cosa che ho visto. Ma poi la precisione... In un certo senso avevo pensato, ma... Mi appendo al coso? Non mi appendo? Mi attacco al cavolo? Oh, e c'è tutti gli haters già stanno, dove? Mo non me ne freghi. Caspita, non lo vedevo. Sarà meglio togliersi da qui, Scommetto che ci saranno dei criminali da dover sconfiggere. E ho sbattuto la testa. O forse no. Aiuto! Il mio miglior ritratto di ciminiera. Ora tocca al Dipartimento di Protezione Ambientale. Dovrei preparare un costume verde per la giornata della Terra. ci azzeccherebbe. La stazione di Harry ha risolto una crisi sanitaria. Per la Oscorp sarà complicato negarne l'utilità. Spider-Man, Shocker è fuggito. Sta svaligiando una banca sulla 31esima East. Che è successo? Non era dietro le... Ma che... Esatto, ma una delle guardie l'ha fatto gentilmente uscire dalla cella e gli ha ridato il costume. Che equilibrio. Avrei scommesso che lavorava per qualcuno. La guardia ha detto qualcosa? Non molto, visto che è morta. Chi ha architettato l'evasione di Shocker non voleva testimoni. Cavolo. A giudicare dalle telecamere, la guardia sembrava in stato di trance. Inoltre, ma potrebbero essere state le luci, i suoi occhi sembravano luminosi. Inquietante. D'accordo, vedrò di ottenere qualche informazione direttamente da Shocker. Sì, ma questo non lo faremo nella prossima puntata. Spero che questa puntata vi sia piaciuta. Se così è stato, mettete un bel mi piace, commentate e iscrivetevi se non ho ancora fatto. Peter, sto indagando sui demoni. A quanto pare hanno acquisito potere. Quante belle chiamate. Sono stato io a toglierlo di mezzo. Jameson aveva ragione. È tutta colpa mia. E qual era l'alternativa? Permettere a Fisk di giocare al padrino? Ma stai bene, sempre più depressione al solito. Potrei aver perso il lavoro. Il comune, ovvero Norman, ci ha tagliato i fondi. Oh, mi dispiace. Se Harry fosse qui, potrebbe far ragionare suo padre. Ma troverete altri finanziatori, vedrai. Il vostro lavoro è appunto. Grazie, MJ. Ci sentiamo dopo. Oh! Olè. Oh!
Holly. Ci sono altri civili intrappolati, devo sbrigarmi. Queste sono altre cose che abbiamo fatto. Ah, uno già se ne è liberato. Le vittime sono fuori pericolo. I soccorsi penseranno al resto.